Buongiorno a tutti, sono Rosella Gennari, docente di informatica della Libera Università di Bolzano, nonché genitore di un ragazzo che frequenta la scuola a Bolzano. In questo periodo di emergenza, come tanti, mi sono chiesta cosa potessi fare per gli altri, in particolare per gli insegnanti che, come me, si trovano di fronte alla sfida di creare o valutare del materiale per insegnare a distanza. Ed è così che è nata l'idea delle lezioni in pillole o micro lezioni, pensate soprattutto per gli insegnanti, per affrontare insieme questa sfida di creare o valutare materiale per l'apprendimento a distanza. E vediamo insieme di che cosa si tratta. Le micro lezioni hanno una serie di caratteristiche comuni. Innanzitutto durano pochi minuti, da 5 al massimo 10-12 minuti, come questa. Cosa riguardano queste micro lezioni? Tutte queste micro lezioni sono pensate per favorire l'apprendimento online, in particolare a schermo di computer. Una prima micro lezione riguarderà la disposizione delle informazioni in un testo da usufruire online. Parleremo della scelta dei caratteri, parleremo della spaziatura, dell'importanza di distribuire le informazioni in un certo modo e delle dimensioni dei caratteri per favorire la lettura online. Un'altra micro lezione riguarderà invece quella che va sotto il nome in inglese di gamification, ludicizzazione in italiano, per favorire il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze anche quando non li vediamo in presenza. Un esempio concreto, i badge, l'uso dei badge, oppure più semplicemente di messaggi, di feedback. Brava, perché ci sei? Quindi che feedback dare, perché è importante darli e quando utilizzarli. Ecco, queste sono in breve le caratteristiche essenziali di queste lezioni in pillole e micro lezioni per creare e valutare materiale da fruire online. A presto con la prima micro lezione.